Buongiorno ragazze, eccomi qui con un'altra video ricetta. Allora, oggi ho pensato di preparare una merenda golosissima che a me mi piace un sacco. Sarebbero le brioche pangoccioli che penso che appunto conoscerete tutti. Allora, gli ingredienti che vi serviranno sono 200 g di farina 00, 300 g di farina Manitoba, un cucchiaino di sale, 360 g di latte, di cui all'interno scioglierete 13 g di lievito di birra e 90 g di zucchero, che io appunto già ho messo un po' a sciogliere. Vi serviranno due uova, di cui un intero e un tuorlo, 30 g di burro, 30 g di olio di semi, 1 bicchierino di gocciole di cioccolato. Allora, per prima cosa setacciamo le due farine. Intanto incomincio con questa qui, normale. Iniziamo a setacciare appunto l'altra. Ok. Una volta setacciate le due farine, all'interno mettete le due uova e girate. Non so se riuscite a vedere. Una volta dopo aver girato praticamente le uova con la farina, aggiungiamo gli ingredienti liquidi, cioè il burro, l'olio, latte, che all'interno contiene già lo zucchero e il lievito. Possibilmente, magari, le aggiungete il latte poco alla volta, così magari si riesce a impastare bene. Aggiungiamo un altro poco. Aggiungiamo anche un cucchiaino di sale. Scusate appunto i rumori, ma appunto qua sopra ci stanno. Giriamo. Ok.
che vedete che c'è praticamente il composto è diventato così, lo impastate appunto con le mani finché diventa liscio e omogeneo. Una volta aver impastato il composto praticamente è diventato praticamente così, aggiungete appunto, laghiamo un poco, aggiungete le gocce di cioccolato e appunto l'impastate insieme all'impasto. Ok. Appunto impastare, aggiungendo altre gocce di cioccolato. La cosa che appunto consiglio è che le gocce di cioccolato magari li tenete, li conservate in frigorifero finché non, appunto, non li utilizzate, perché viene appunto meglio. Continuiamo sempre. Ok. Comincia a indurirsi e si fa fatica. Ok. Mettiamo le ultime, diciamo, gocce che sono rimaste. A me piacciono con tanto tanto cioccolato. Io per esempio che in questi giorni l'ho fatti, addirittura li ho farciti anche con la Nutella, perché talmente esco pazza di queste brioche che me ne farei continuamente. Ok, una volta terminato di impastare tutte le gocce di cioccolato, come vedrete, qui sono tutti nell'impasto, prendete un canovaccio, coprite per bene e lasciate riposare l'impasto per un'ora. Eccomi qui, una volta aver lasciato riposare l'impasto per un'ora, praticamente lo suddividete a pezzetti come preferite voi e fate praticamente tipo delle polpette. Caduta una goccia di cioccolato. Ok, di questa dimensione qui non li fate più grandi perché lievitano tantissimo. Di questa dimensione qui e li appoggiate appunto qui in una teglia. Ovviamente se avete la carta da forno è meglio, infatti adesso ci metto appunto un po' di burro, se non ne avete imburrate appunto la teglia.
Perciò fate queste palline finché appunto non vi termina appunto l'impasto. E mi raccomando, metteteli abbastanza distanziate uno dall'altro, perché come dicevo prima, lievitano tanto. E continuate così finché appunto non finisce il vostro impasto. Fatto. Una volta terminato di formare queste palline di composto, li potete far riposare per un altro un'ora in forno o spento oppure a temperatura di 30 gradi, come preferite di più voi. A questo punto noi ci vediamo dopo. Allora, una volta lasciati riposare per un'altra ora, per un'altra un'oretta, comunque se volete, io ho fatto 2 ore perché ovviamente sto registrando appunto un video ricetta, allora li ho tenuti appunto 2 ore, ma se volete li potete tenere anche 8 ore, tutte le ore che volete, anzi più ore stanno a lievitare e meglio è. Poi ovviamente prima di infornarli a 170 gradi, perciò potete già per esempio preriscaldare il forno, li bagnate con il latte oppure uovo, quello che preferite. Io preferisco il latte. Adesso faccio l'altri. Oh, scusate. E fate così praticamente per tutti i pangoccioli. Bene, una volta finito di umidire i pangoccioli con il latte, li possiamo pure infornare a 170 gradi per 15 minuti. Adesso il forno. Bene, non tocca che aspettare il tempo. A dopo, paci. Ecco fatto, passati 15 minuti di cottura, potete prendere i vostri pangoccioli ben pronti e li potete mettere in un vassoio ermetico e li potete conservare anche per 4-5 giorni, sono buoni. E se volete, di sopra potete anche spolverizzare un po' di zucchero a velo. Ecco qui. Io adesso ci metto un po' di zucchero a velo che io ho tritato a casa. Ok. E voilà, i pangoccioli sono pronti. Niente, a questo punto vi auguro una golosa colazione e alla prossima. Baci!